E quindi c'è una ricerca, dicevo. Le arti servono a questo, per altri è la vita sportiva, per altri ancora il sesso, una forma di piacere. In tutti questi casi è come se mancasse sempre qualcosa. Prendiamo il sesso. C'è questo piacere di essere insieme all'altro. C'è un climax, un orgasmo, che sembra presentarsi come scopo del sesso, e dopo l'orgasmo c'è un momento di ricaduta nel pallore dell'esistenza. Puro e semplice. Il sesso forse si presta meglio di altre attività che tendono a ripetere il miracolo, questo senso del è qui, le cose sono come sono. Il sesso sembra essere questo è anche il suo contrario, perché c'è una forma di accentuazione della vitalità che raggiunge il culmine, appunto nel culmine, il climax, l'apice, e poi dopo l'orgasmo è diverso. È tutto diverso. Chi considera il sesso alla base della vita, il piacere del sesso, come elemento che potrebbe replicare l'esperienza del risveglio, si incammina su una strada che può essere gradevole, ma poi si discosta dal fine. Anche in ciò che avviene prima dell'orgasmo potrebbe esserci un distogliersi dalla meta. Se la meta è questa esperienza nuda e semplice, che il bambino può attingere come l'adulto, che abbia ancora questo spirito dell'infanzia, per così dire. È come se il filosofico stentasse ad appagarsi con l'elemento pratico della vita, l'attività, il fare. Abbiamo preso il sesso, ma si poteva parlare, mettiamo, del piacere della musica, dell'arte, della scrittura, dell'attività fisica, soprattutto per chi consideri una forma di intelligenza motoria come il pilastro. Ma in tutti questi casi noi sentiamo che il nesso con il risveglio, qualunque cosa sia, il risveglio,
diventa tenue, sfuma. Sentiamo che c'è una specie di rinvio che non viene appagato.